continuate chi volete voi, nazi, ecco nazisti. Oh no, l'anno scorso eravamo più inquinati della fogna di Nuova Delhi e quest'anno ecco nazisti? Giova Beach Party non mette in pericolo nessun ecosistema. No, infatti. Non devastiamo niente, anzi le spiagge noi le non solo le ripuliamo, ma le portiamo ad un livello migliore di come l'abbiamo trovate. Giusto, a Barletto è portato la spiaggia ad un livello spianato, questo è il prima e questo è il dopo. Era ricca di piante come il ravastrello, la gramigna delle spiagge, la camomilla delle spiagge, lo sparto pungente, la salsola cali, tutte specie protette dalle normative europee, pertanto rimuoverle è un reato. Questo ce lo riconoscono tutte le amministrazioni locali. Ma certo, anche WWF Fermo, che ha chiuso la sede come forma di protesta contro il Giova Beach Party, e WWF Italia, che ha lasciato che per ben 2 anni di fila venisse spianato il sistema dunale di Fermo, per un concerto. Giova Beach Party non è un progetto greenwash. Greenwashing, giusto. Infatti l'Unione Europea ha introdotto delle normative per tutelarci dal greenwashing, come quello che eserciti col tuo party. Questa parola mi fa cagare. Ma non è una parolaccia. È un termine per indicare l'ecologismo di facciata, come il Giova Beach Party. E così come mi fa schifo chi la pronuncia, perché è una parola finta, è una parola che si usa, è un hashtag, no? E gli hashtag sapete dove dovete metterveli? E tu dove ti infili? Hashtag estate, hashtag Heineken, hashtag intesa San Paolo, hashtag fileni. Nella tasca te li infili? Nel portafoglio? Giova Beach Party è un lavoro fatto bene. Se pensate che non sia fatto bene, venite a verificare. Sono venuti a verificare presentando una mozione contro il Giova Beach Party di Fermo, Italia Nostra, Lega Ambiente, FIAB, LIPU, Mare Vivo, Rifiuti Zero, Slow Food, Stazione Ornitologica Abruzzese e molti altri ancora. Ti hanno persino proposto di spostare il tuo evento su un altro sito, sulla stessa spiaggia, ma più idoneo. Ma tu non hai voluto. Il mio pubblico è fantastico, è gente con una coscienza alta rispetto all'ambiente. Davvero? Messaggio di una mia follower. Ho lavorato alla tappa marina di Ravenna. Non ti sto nemmeno a dire le condizioni igieniche in cui abbiamo lavorato, le molestie degli ubriachi e lo schifo a terra a fine concerto. Alta coscienza. Giovanotti e tutti i comuni che hanno in programma di ospitare questo evento privato e a scopo di lucro. Noi attivisti, ambientalisti, associazioni e comuni, cittadini, siamo qui a chiedervi di spostare i vostri sederi da nostri patrimoni naturali pubblici. Oddio, ecco nazisti, no.